Autilia Vagliano, coorganizzatrice della mostra Wondi, in viaggio con Wondi e soprattutto amica di noi donne soprattutto. E finalmente a Salerno riusciamo a portare questa mostra dopo un lungo percorso durato oltre un anno per tutta l'Italia. E Wondi racconta la storia di Francesca Del Rosso, giornalista, scrittrice, autrice di un bestseller Wondi sono io e della sua sfida alla malattia, al cancro e la sua capacità resiliente di fare fronte alle avversità della vita. Francesca non ce l'ha fatta, anzi, il giorno in cui noi apriremo la mostra cade proprio l'anniversario, il secondo anniversario della sua morte, però intanto a noi ha lasciato una grandissima eredità, quella che bisogna in qualche modo essere sempre resilienti, reagire a tutto quello che può succederci. E in questo passo la parola a Veronica, che come dice lei, di tumore si può vivere. Allora, salve, Veronica Carratù, vicepresidente dell'associazione Noi Donne Soprattutto, nonché amica di Autilia. È grazie a lei che abbiamo conosciuto Wondi. Siamo state tutte a Milano al Teatro Manzoni, abbiamo vissuto un'atmosfera per noi magica. Qual è la resilienza? Di cancro si vive e la resilienza è la, noi donne soprattutto, è la testimonianza che si può essere resilienti e si può trasformare le difficoltà in opportunità di vita. Abbiamo voluto fortemente la mostra qui a Salerno perché noi donne soprattutto pensiamo che sia una testimonianza vivente di come le cose possono cambiare, come il cancro può paradossalmente migliorare la nostra vita. Ci siamo unite in reparto, abbiamo dato vita all'associazione Noi Donne Soprattutto. È nata nel 2014. Il nostro obiettivo è quello di prendere per mano le pazienti come noi ed accompagnarle durante tutto il percorso, darle appoggio, sostegno, morale, aiutarle nella rielaborazione della propria vita. Abbiamo attivato uno sportello di accoglienza, ci sono volontari in ospedale, abbiamo raccolto fondi. Tanti, tanti, Tanti fondi che ci servono per fare tante cose. per ristrutturare la sala di attesa, per renderla più accogliente, perché in un percorso buio la luce deve esserci, la luce della resilienza Il e il sorriso. sorriso. Abbiamo ammodernato la stanza delle visite mediche, il DH oncologico, abbiamo donato un'apparecchiatura dedicata, un ecografo che consente agli infermieri che grazie a noi hanno frequentato un corso di formazione di impiantare il PIC e quindi i pazienti non devono aspettare lunghe liste d'attesa. E proprio perché la prevenzione è vita e noi siamo dimostrazione di vita, andiamo nelle scuole. Per sensibilizzare i ragazzi alla cultura della prevenzione e le scuole a noi sono vicine. La preside Esther Andreola dell'Istituto Sabatini Menna e i suoi ragazzi hanno partecipato con noi al progetto di Wondi e saranno con noi presenti con l'installazione dell'Albero della Vita, nonché l'Istituto della Corte. Il resto è tutto in discesa.